Le Google Apps. Le Google Apps cosa sono? Praticamente sono, come molti di voi avranno un account Google per la posta, ecco, sono la versione, diciamo così, enterprise, cioè che Google vende alle aziende, soprattutto alle aziende di medio-grande dimensione, ma pensate che una scuola è una organizzazione di medie e grandi dimensioni. La mia scuola ha più di 120 insegnanti, 30 personale amministrativo, più di 1000 alunni. È una grande organizzazione, in effetti. Ecco, Google, per ragioni che possiamo ben capire, ovvero di diffusione del prodotto, non ci illudiamo che le cose che ci vengono date gratuitamente non abbiano un ritorno, però è un ritorno accettabile, secondo noi. Tra l'altro in Emilia Romagna, credo che molti di voi lo sappiate, c'è un analogo progetto che si basa molto sulle Google Apps, il servizio Marconi, insomma, credo che lo conosciate come servizio dell'Ufficio Scolastico Regionale, Roberto Bondi, forse è un nome che qualcuno di voi conosce, ed è stato lavorato esattamente sulle stesse cose. Qual è la chiave? Un indirizzo email a ogni docente, ecco che cominciano le banalità. Ma gli dice, ma gli serve, ce l'hanno già l'indirizzo di posta? Sì, ma hanno un loro privato. E poi spesso hanno, soprattutto, mi sono accorto che spesso sono indirizzi, sì, è quello di mio marito, di mio cognato, di mia mamma, di mio figlio. No. Però noi ho l'indirizzo email, è quello della scuola. Come si fa in qualunque organizzazione, se voi entrate a lavorare in qualunque azienda, vi danno il badge e l'indirizzo email.